ti cambia la vita, soprattutto se sei detenuto e soprattutto se stai detenuto per tanto tempo. La detenzione, purtroppo, per come la vedo io, non è proprio tanto educativa se fatta come si fa di solito, ovvero abbandonati al tuo destino e aspettando che finisci di pagare la tua pena. Adesso sono subentrati molto più prepotentemente agli affetti che ho, per dire, io vivo con mia nonna, quindi per pensare di poter perdere nonna durante la mia detenzione potrebbe lasciare un rimorso per tutta la vita. Fare il venditore mi è sempre piaciuto e quindi, cioè, prima però magari vendevo la droga e invece adesso sto vendendo la birra, e quindi è una cosa che comunque sia, poi vedere la soddisfazione negli occhi della gente quando beve, cioè sentire i commenti è anche un motivo d'elogio, un motivo di continuare, perché comunque sia si fa una cosa che piace. Noi sappiamo che i percorsi di recupero, appunto, delle persone in carcere, la possibilità che i detenuti svolgano delle attività lavorative, poi accedono a delle misure alternative alla detenzione, riducono di 3 volte il rischio di recidiva. Italy ha completamente sposato il nostro progetto, appunto, che oggi appunto facciamo una recupera ale made in Italy, ovvero con il pane donato da Italy. Abbiamo già fatto una seconda cotta grazie a questa collaborazione, una cotta dall'altro a bassa fermentazione, una pils, si chiamerà la Bread Pils. E quindi veramente siamo partiti già con dei risultati ottimi e con delle prospettive che secondo noi sono veramente molto buone.